Buongiorno cari amici, abbiamo capito che oggi parleremo del Raspberry Pi 3. Ho ordinato questo gioiellino qualche tempo fa su Amazon, l'ho testato e provato per voi. Prima di mostrarvi com'è e come funziona, voglio prima di tutto spendere due parole su che cos'è il Raspberry. Il Raspberry è quello che viene definito single board computer, ovvero un computer di piccole dimensioni, compatto, dove tutte le sue componenti sono presenti in una singola scheda. Il modello che andiamo a esaminare è il Raspberry Pi 3, un Raspberry rilasciato a febbraio del 2016 con un processore di tipo ARM a 64 bit, con una frequenza di 1,2 GHz, dotato di una memoria cache di tipo L1 ed L2, una RAM di tipo LPDDR2 da 1 GB e con frequenza di 900 MHz. Raspberry è prima di tutto una fondazione, quindi parliamo della Raspberry Pi Foundation, che ha sede nel Regno Unito e che da qualche anno si occupa della realizzazione di questi piccoli computer. Il prezzo è intorno ai 40 euro e su Amazon riusciamo a trovare un kit completo dotato di tutti gli accessori per l'avvio. Il Raspberry, come vedete, si mostra come una piccola scatoletta dove al suo interno è possibile trovare tutto il necessario. Per un occhio inesperto le prime cose che notiamo sono le quattro porte USB 2.0, la porta per l'Ethernet, nonché la porta HDMI per il video in risoluzione Full HD, quindi fino a 1080p, e il jack audio per le cuffie. Vicino alla porta HDMI troviamo anche il connettore per l'alimentazione. Guardando all'interno troviamo subito delle porte per dei cavi flat, ovvero queste porte piatte. La più esterna è possibile collegare il display touch, mentre quella vicina alla porta HDMI ci permetterà di collegare una camera che possiamo acquistare separatamente. Una delle novità introdotte da Raspberry è sicuramente la possibilità di collegare il dispositivo non soltanto a internet tramite il cavo LAN, ma sarà possibile anche utilizzare il sistema Wi-Fi e il Bluetooth. Per quanto riguarda invece lo storage, andremo ad utilizzare una micro SD, in questo caso ho scelto una SanDisk Ultra di classe 10 da 16 GB, ma è possibile comunque utilizzare una micro SD di capacità inferiore o superiore. Parlando del Raspberry, andiamo a definire quali sono le sue fasce di utenza. La principale, visto che il costo della sola scheda è di circa 40 euro, e con tutto il kit, quindi il case, l'alimentatore, il cavo HDMI e la micro SD, arriviamo intorno ai 65-70 euro. Quindi ci fa subito pensare che per il prezzo quasi poco irrisorio di questo dispositivo, la prima fascia di utenza è pensata appunto per una utenza povera, non in grado quindi di acquistare un computer di fascia medio-alta. La risposta quindi è facile, è pensata da, quindi prima di tutto per le classi povere, ma non solo. Raspberry è stato spesso associato a progetti quindi di no profit legati alla scolarizzazione, infatti non sono stati rari i casi in cui Raspberry è stato utilizzato nelle scuole africane. Il Raspberry poi è anche pensato per i makers, per gli sviluppatori, per i programmatori e per coloro che si vogliono dedicare a particolari settori come quelli della domotica e della robotica. Non è insolito infatti trovare online, basta fare una semplice ricerca con progetti Raspberry e troviamo subito una serie di progetti realizzati da makers che hanno prodotto con l'utilizzo del Raspberry dispositivi come un quadricottero, quindi un drone, altri l'hanno utilizzato per la creazione di lampade high tech o progetti similari comunque che riguardano sempre la videosorveglianza, la domotica e la robotica. Nonostante le ridotte dimensioni, questo computerino si sa far valere. Ho fatto alcune prove avviando diversi programmi in contemporanea e ho notato con piacere che la CPU e le RAM giravano senza problemi. È un dispositivo che ovviamente tutti possiamo utilizzare, non è niente di complicato, è abbastanza semplice sia l'assemblaggio
che l'avvio dello stesso. Possiamo trovare dei difetti per così dire funzionali legati all'alimentazione, in quanto gli alimentatori più comuni non sono dotati di un interruttore. Questo ci fa subito capire che l'accensione di questo dispositivo avviene per inserimento di spina. Comunque, se abbiamo delle conoscenze basilari, possiamo tagliare i cavi e giuntarli con un semplice interruttore simile a quelli che troviamo nelle lampade. E ho detto prima che saremmo tornati a parlare dei pin. Questi pin, in poche parole, vengono definiti GPIO, quindi sono dei pin per l'input e l'output. Tra questi troviamo non soltanto pin ground, ma anche pin che trasmettono ricevono informazioni. Per quanto riguarda, vi lascio un link in descrizione sul quale cliccando avrete rimandati su un sito che vi spiegherà dettagliatamente l'utilizzo dei singoli pin. È arrivato il momento di parlarvi come funziona il Raspberry. Allora, Raspberry vi ho anticipato che è un piccolo computer, quindi significa che possiamo installargli comodamente un sistema operativo. La scelta ricade a noi, basta andare sul sito ufficiale del Raspberry nella sezione Download e lì troveremo una lista di sistemi operativi che possiamo scaricare gratuitamente e installare sul nostro Raspberry. Tra questi troviamo Raspbian, che è la distribuzione più utilizzata dai neofiti. Io la consiglio soprattutto per chi deve incominciare, e la novità introdotta da questa distribuzione è il suo ambiente grafico chiamato Pixel. Troviamo anche alcune distribuzioni come Ubuntu Mate, che è quella che ho installato io sul mio, ma possiamo anche trovare delle distribuzioni dedicate all'intrattenimento. E infine troviamo anche una distribuzione Windows. Ovviamente si tratta della versione Windows 10 Core, quindi una versione essenziale ben diversa da quella che tutti noi conosciamo per l'ambiente PC. In ogni caso, andando a scegliere una tra le distribuzioni GNU Linux, quindi che scegliate il Raspbian o che scegliate Ubuntu Mate, sappiate che il tutto funzionerà a meraviglia. Sono già compresi non soltanto appunto i driver e i software della funzione del sistema operativo, ma sono anche compresi software come suite per ufficio. Abbiamo il LibreOffice, abbiamo già presente software come il Firefox per la navigazione, e nella versione Ubuntu Mate, come in quella di Raspbian, è presente anche un piccolo gioco che è Minecraft PI. Per il momento ci fermiamo qui con la presentazione del Raspberry. La serie continuerà in un successivo episodio in cui vi spiegherò come installare il sistema operativo. Se avete bisogno di maggiori informazioni, vi lascio sempre in descrizione il sito ufficiale del Raspberry, nonché vi lascio anche i link di alcuni articoli sviluppati dal mio amico Matteo sul sito degli Slab Boys. Detto questo, concludo questa puntata. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate il mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo. E non mi resta che salutarvi e ringraziarvi ancora una volta per la visione.